buonasera a tutti. Grazie innanzitutto per essere venuti, grazie per avermi accolto con un applauso. Innanzitutto perché mi applaudite senza che io abbia fatto ancora nulla, il che è bellissimo per la mia autostima. Suonerò dei brani che sicuramente conoscete. Suonerò dei brani che sicuramente non conoscete, però tranquilli, perché cercherò comunque di spiegare, di semplificare, anche in maniera simpatica, probabilmente in modo fallimentare, però ci provo. Ecco, è appunto Bach il secondo autore di cui parliamo. Mi piacerebbe poter dire qualcosa di simpatico di Bach, come ho fatto su Sauti. La cosa migliore di Bach che sia stata detta l'ha detta Heidegger, però parlando di Aristotele, cioè nacque, lavorò e morì. Quindi a questo punto, non potendo parlare della vita, dobbiamo parlare della musica. Allora, mi rendo conto che è tardi, siete stanchi, solito il discorso, però facciamo un patto. Io cerco di suonarla il meglio che posso, voi mi fate la cortesia di ascoltare più attentamente che potete, e lo so, ripeto, lo so che siete stanchi, però piuttosto che addormentarvi contando le pecore, addormentatevi contando quante volte compare il tema della fuga. E contateli, perché poi vi chiedo quante volte l'avete sentita. Volevo iniziare da un brano che forse è più famoso, insomma, quello che inizia queste tre note, che poi sono due perché una si ripete. Famosissimo l'incipit, poi cosa succede dopo non lo sa nessuno, ed è un peccato perché il meglio viene subito dopo quelle tre note. Come ultimo brano volevo suonarvi un brano universalmente noto, lo dico subito, è Rondò la Turca. Pochi si domandano, ma com'è che Mozart, un austriaco del 1700, ha scritto La Marcia alla Turca? Quando si colloca questo brano all'interno della vita di Mozart? Allora, era abbastanza giovane, era un giovincello, aveva 22 anni. A noi piace molto il culto romantico di questo Mozart, che fa una musica troppo innovatrice per i tempi, diventa un artista incompreso e muore povero, viene buttato nella fossa comune. Molto furbescamente, Mozart era un furbo devastante, altro che ingenuo, era un furbo devastante, lo mise alla fine di una sonata, come ultimo movimento, per creare il brano che piace al pubblico e creare quello che viene chiamato il finale tiraplausi. Cioè, non so se all'epoca funzionò, però spero che abbia questo effetto su di voi questa sera, visto che è l'ultimo brano. Grazie per essere venuti, grazie per essere rimasti fino alla fine. Io non credo ce l'avrei fatta. Grazie.